mischia in area, arriva il cross, una spezzata è arrivata, poi la conclusione ed il vantaggio del Barletta. 6 minuti subito avanti, biancorossi a dare un segnale, riesce a chiudere ogni possibilità, ma Clement batte in area, controllo con il petto, poi la conclusione da fuori, è il gran gol di Sebastiani che ha pescato il jolly da fuori, l'ha messa lì, ha pareggiato la partita al 14esimo. Darsi lo dispoto, palla tra le braccia di Colaneri che poi rinvia lontano a cercare Clement che riesce a mettere giù con una magia questo pallone, ancora il numero 7, fa tutto da solo Clement, arriva al limite, arriva in area, conclude Clement, vantaggio l'Aquila, forse il protagonista assoluto di questa partita, con una magia stoppa questo pallone, poi fa valere fisico e velocità e portava in vantaggio gli ospiti al 32esimo. Altra rimessa intraversiva, si butta a terra Clement e fa segno di rialzarsi Schifone. Adesso è proprio Clement che ha il possesso del pallone e prova a strappare anche al 35esimo del secondo tempo. Palla in profondità per Scognamiglio che adesso è tutto solo, tu per tu con Porcelluzzi, apre il piatto Scognamiglio, 3-1 l'Aquila che chiude forse definitivamente i giochi in questa seconda giornata. Anche il 10 a segno, risultato amaro per il Barletta che appunto perde 3-1 questa gara casalinga. Questa seconda giornata diventa assolutamente complicatissimo riuscire a risalire la classifica, che adesso vede il Barletta relegato all'ultimo posto con 0 punti e 2 sconfitte. Diversa invece la situazione per i ragazzi dell'Aquila che oggi hanno sicuramente convinto con una grandissima prestazione condita anche dalla vittoria per 3-1, che appunto riesce a rilanciarsi, andare a 4 punti e potersi giocare il tutto per tutto all'ultima giornata di questo girone contro i Blue Devils, e capire ovviamente quale sarà stato il risultato tra Blue Devils e Santissimi Pietro e Paolo, però comunque un'occasione importante per la squadra ospite in questa partita di questo pomeriggio. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per il seguito comunque alle dirette, ci rivedremo sicuramente o comunque ci rivedremo per le prossime partite del Barletta.